Buongiorno amici e amiche di F5 News, campioni e campionesse d'Italia, ben ritrovati con un nuovo appuntamento mattutino sul canale YouTube di F5 News, da lunedì a venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter. Sfruttiamo la sosta nazionale per sfatare alcuni miti di questo inizio stagione. Ieri abbiamo parlato del doppio impegno, del fatto che soltanto l'Inter, no, ha difficoltà in giro, non soltanto per l'Italia, ma in giro per l'Europa, no? Perché i risultati negativi o quantomeno le prestazioni sottotono in alcuni frangenti dell'Inter hanno fatto clamore, ma molti hanno dimenticato anche quello che sta succedendo in giro per l'Europa, tante big che stanno facendo comunque fatica a reggere il doppio impegno. E questa volta oggi sfatiamo un altro mito e l'ospite proprio per eccellenza per fare questo è il nostro Alessandro Cavasini. Ben ritrovato Alessandro. Ciao, ciao Raffaele, un buongiorno a tutti. Molti si chiederanno qual è il mito da sfatare oggi. Allora, il mito da sfatare oggi riguarda no, la teoria della Marotta League. Perché dico questo? Perché solitamente no, ormai per un tempo si diceva che gli arbitri non alibi, gli alibi dei perdenti, non gli alibi dei perdenti. Ora invece stiamo scoprendo che quantomeno è un tema molto caro ad altre tifoserie, ad altri colleghi di tifo e non solo. Perché dico questo? L'alibi dei pareggenti diventa. Gli alibi dei pareggianti, esatto, ma non soltanto, perché qualcun altro perde nonostante i due rigori a favore. Però ecco, voglio fare un passo indietro perché è chiaro che fa sorridere pensare a un campionato dominato dall'Inter con oltre 20 punti e chiuso praticamente ad aprile, ridurre tutto, no, alla Marotta League. I rigori che l'Inter conquista nella passata stagione sono tanti, questo va detto, ma bisogna anche considerare il fatto che l'Inter praticamente creava 6 o 7, 8 pale gol a partita, quindi il rischio, no, che, di avere un calcio di rigore era abbastanza alto per la produzione offensiva. Ricordo che per diversi mesi la Juventus non aveva subito neppure un rigore contro. Questo è un dato molto molto curioso, al netto del fatto poi della forza comunque della difesa della Juventus. Ma a questo inizio di stagione abbiamo visto un cambio trend, perché ricordo che l'Inter ha subito un calcio di rigore alla prima giornata, 95° minuto contro il Genoa, che è costata all'Inter 2 punti. Ha subito un altro calcio di rigore contro il Torino al minuto 87, che comunque ha riaperto una partita. E nell'ultimo weekend ci sono stati degli episodi, no, Alessandro, molto, molto controversi. Voglio partire dal rigore concesso in favore della Juventus, perché è chiaro, si parla del rosso poi a Conceição, ma si dimentica quello che è successo prima. Parlo sempre, no, riferito appunto nella casa, in casa Juventus. Il primo rigore, no, Alessandro, assegnato alla Juventus, no, quello sul tocco di braccio di Luperto, se non erro, sul colpo di Roberto, testa di Gatti. Io appena ho visto i replay, ho detto, è impossibile che si dà un calcio di rigore del genere, perché va proprio contro l'essenza del calcio. È un calciatore, Gatti in questo caso, che salta, no, appoggia il gomito, addirittura provoca un qualcosa di negativo, no, appunto nell'azione nei confronti di due calciatori del Cagliari, non uno, ben due. La palla poi sbatte sul braccio, che comunque è largo, ma è anche, no, frutto dello spostamento del corpo da parte di Gatti che appoggia. Tu, ecco, come interpreti questa decisione arbitrale da questo punto di vista? Si applica un regolamento secondo la quale il pallone, se colpisce il braccio o la mano, in questo caso, è fallo di rigore a prescindere, però poi, Alessandro, bisogna anche pensare che si sta sul rettangolo verde di gioco, si sta giocando a calcio, gli sviluppi di calcio punizione corre, praticamente c'è sempre il contatto fisico. A me fa sorridere pensare a una decisione arbitrale così. No, mi fa piacere che venga fuori questo argomento, che è uno di quelli su cui io mi batto da anni. E questo, quello dello step on foot, che poi magari ci arriveremo. E, mi fa piacere perché poi ho recuperato anche Open VAR su DAZN, dove c'era Gervasoni, uno dei tanti bracci destri di Rocchi, e in studio poi è calato il gelo. Perché gli ex giocatori Ambrosini, Toni, dopo un iniziale, diciamo, tappeto rosso sulle dichiarazioni di Gervasoni, sempre per metterlo a proprio agio, hanno preso posizioni nette e
e sono venuti al discorso che faccio io, non è più calcio, ci stanno togliendo il calcio. Gervasoni non può parlare, lui chiaramente parla per bocca dell'AIA, non può parlare di rigore corretto perché non c'è nulla in quel rigore che sia corretto. E nemmeno l'appoggio delle regole, il braccio largo, non si parla di braccio largo, braccio alto, braccio basso, si parla di gesto congruo. E se io salto e sono di spalle e vado in contrasto con un avversario che nel frattempo mi rifila pure un calcio sulla coscia, ma per ovvia dinamica, lì non è fallo di gatti, lì è una dinamica normalissima il gioco del calcio, con la palla che sarebbe finita molto lontana peraltro dallo specchio, quindi non c'è neanche, tra virgolette, la scusante dello ho evitato un tiro in porta, non evita nulla, un gesto, un fallo che mi ricorda molto da vicino quello fischiato a bastoni che andò in contrasto con Patrick in quel famoso Lazio-Inter, con l'Inter che era andato in vantaggio con rigori di Perisic, no, al primo anno di Inzaghi, la Lazio arriva al pareggio con un contrasto aereo in cui Bastoni tiene il braccio, veramente tiene il bicipite attaccato al fianco e l'avambraccio leggermente largo, la palla finisce fuori dallo specchio, la tocca col pugno in un contrasto di testa e mi hai fischiato rigore. Ma cito quell'episodio perché lì si disse, sì, però rigore. Ieri, per fortuna, l'altro ieri, tutti quanti hanno detto il rigore, quantomeno chi ha giocato a pallone e chi il regolamento lo legge e lo sa interpretare, non solo lo legge in maniera... E bisogna finirla con questi falli, perché veramente è troppo, troppo, troppo fuori da ogni senso del gioco. Si sta veramente esagerando, lì non c'è nessun tipo di appiglio, neanche regolamentare, per dare quel rigore, addirittura viene fischiato per un tramite la revisione VAR, quindi siamo proprio nell'assurdo più totale. Per quanto riguarda noi la simulazione, e rosso, il secondo cartellino giallo che poi portano all'espulsione di Consensau, abbiamo anche un po', no, ci siamo anche sentiti sui social, tu sei andato giù pesante, no? Perché dici finalmente è anche ora, no, che i calciatori smettano di fare questo, e in parte sono d'accordo perché comunque è una caduta accidentale. Quello che Alessandro a me deprime, no, è che in alcune circostanze giallo, in altre circostanze si lascia correre, in alcune circostanze quello di Gatti viene richiamato al VAR, dall'altra parte in alcune circostanze non viene richiamato dal VAR, a netto poi di una questione di tifo. È chiaro che in questo caso non parlando di mezzo, ora magari facciamo anche un rapido accenno a quello che succede in Milan. A me sembra una cassa arbitrale davvero, no, in confusione, cioè ci sono regolamenti, ci sono, in alcuni casi viene applicato, in alcuni casi viene richiamato al VAR, in altri no. C'è questa confusione totale. È chiaro che le simulazioni stufano, perché sono qualcosa appunto che danneggiano il calcio, ma anche lo spettacolo, ma anche una questione proprio di etica e di morale, siamo stati sempre qui a dirle. Tu che idea ti sei fatto su quell'episodio lì? Ah, io su quell'episodio ho un'idea molto chiara, è sempre simulazione. Come giustamente dici tu, non viene praticamente mai sanzionata, magari non viene dato il calcio di rigore, anche se ricordo un rigore dal Napoli, un Napoli-Bologna identico su Callejon, proprio identico, con Masina che lo sfiora sulla spalla, questo implode tipo toccato da Kenny il Guerriero, sì. E gli viene dato addirittura rigore. Per me il discorso non è simulazione e non è rigore, esiste dal momento in cui c'è un contrasto, un contatto fisico di un certo livello, ma che resta nei limiti. Lì veramente o sei Kenny il Guerriero oppure Consensau fa il furbino. Ma perché viene ammonito, vi ricordo, perché poi tanti dicono espulso perché era già stato ammonito, non è che lo caccia fuori per quella simulazione, perché viene giustamente ammonito? Per un semplice motivo, perché Marinelli l'aveva già puntato Consensau dopo il primo giallo, che era netto per un fallaccio, non ricordo su chi, sulla fascia sì. Da terra lo manda 3-4 volte a quell'altro paese e Marinelli fa finta di non vedere e usa il cosiddetto buonsenso, che io non condivido perché c'è un regolamento e lo applichi, non è il buonsenso, poi crea figli e figliastri. Creando questo figlio in questo caso, perché fa passare i 3-4 vaffa di Consensau in cavalleria, però gli resta l'antipatia nei confronti del Lusitano. Allora che succede? Che alla simulazione è belli pone una pietà.
se Conserato non avesse avuto quel tipo di protesta dopo il primo giallo, che già lì meritevo del secondo giallo, qui già era stato graziato, sono sicuro che Marinelli non l'avrebbe cacciato, non avrebbe dato rigore, ma non l'avrebbe ammonito. Però lo vedi che va indispettito verso Conserato, come a dire, oh, mi hai mandato 3-4 volte a quell'altro paese, t'ho già graziato e mo ci provi, allora sei tu. Ecco, non bisogna neanche arrivare a quel punto. Un giocatore viene ammonito in maniera sacrosanta perché fa un fallaccio da tergo sul giocatore del Cagliari, non ricordo chi fosse, e già ammonizione da terra, gli fa 3-4 volte, ma vai, allora lui gli cacci fuori e basta. E non si, però questo chiaramente sulle moviole e su varie non compare, la, quello no. Poi se fosse stato Barella, ma come si permette Barella, no. E ci ricordiamo, esatto, per citarne uno, i dossier, le inchieste, no, te lo dico, sai perché anche sul rosso a Teo Hernandez ho sentito qualcuno, qualche esperto o sedicente arbitrale parlare di, però dopo una partita così molto animata l'arbitro deve usare il buon senso, vedi che torna sta roba del buon senso, deve allontanarsi e far finta di non sentire. Ma perché? Ma non solo arrivano gli insulti, sei pure capitano e io arbitro devo far finta di non sentire. Ma perché? C'è un regolamento, tu mi insulti, io ti caccio fuori. Lineare. Su Fiorentina Milan, il tuo parere sui 3 calci di rigore di cui due in favore, no, del Milan, e credo anche quello, vista come è andata la partita, no? Quindi sei 3 calci di rigore. Quello su Colpani, che idea ti sei fatto? Pensando a quello che è successo poi nella partita, per me è probabilmente il più netto di tutti. Sì, allora avvisiamo che non ci siamo sentiti, ma ridevo proprio per questo, perché il rigore più netto non l'hanno dato, che è quello su Colpani. Lo prendi in pieno, è una bella giocata. Sì, ma gli dà proprio una randellata senza motivo, isterica, di Teo Hernandez, che infatti poi continua nell'isteria nel post partita, lì proprio gli parte la brocca e lo randella, e vabbè, non il VAR pure si legge. Quello su Dodò francamente mi fa sbellicare dalle risate. Siamo ai livelli di Dumfries, Alex Sand. Siamo a quei livelli lì, cioè io non posso vedere 3 ore prima Monza Roma con quello che gli schiaccia il piede, gli va addosso, ovviamente se li incolla, come diciamo noi dalle parti mie, e no, niente rigore, si gioca, e di là c'è un minimo si toccano, ma Dodò fa la solita sceneggiata, peraltro davanti a Teo Hernandez, che è uno il principe delle sceneggiate, quindi da quel punto di vista uno potrebbe dire gli sta bene, no, non è mai rigore quella roba lì, e è chiaro che poi si innesca tutto un circolo vizioso, perché anche Ranieri, sì, gli dà l'ancata a Reinders, però se è un difensore e deve difendere con le mani dietro e non può saltare e non può contrastare, non può dare nemmeno un'ancata un po' vigorosa, cioè è troppo sbilanciato, lo diceva pure Ambrosini l'altra sera, ecco perché mi sono trovato d'accordo molto col post partita su Dazon da questo punto di vista, perché Toni, Ambrosini in parte, pure Parolo, anche se era quello un po' meno, non è più calcio, cioè cambiamo nome, non è più calcio. Anche quello di Gabbia, che sembra il più netto, no, tra quello d'età, quello meno discusso, in realtà, ma ci sta quel povero Cristo che sta rinviando. La palla è in aria, quindi non è che tu dici c'è la gabbia, no, a differenza del rigore dal Torino, che è netto, perché lì Masina è in pieno possesso palla, c'ha l'arriva in ritardo, gli dà una scarpata, lì è sempre rigore, no? Anche se poi in realtà se fa male Ciala, perché lui colpisce i racchetti dell'avversario, ma conta zero, quello è sempre rigore. Ma lì la palla in aria, io sto per rinviare, qui ormai basta che l'avversario mi mette il piedino davanti, la gambina davanti, per farsi scalciare senza la minima intenzione di andare a controllare il pallone, cioè tu vedi proprio che è un gesto per prendere fallo. Sì. Anche quello che sembra veramente super netto, no? Che non è scandaloso, però si va praticamente a foraggiare un tipo di calcio che non è calcio, che è tentativo di andare a prendersi falli, è un gesto che Gabbia che fa con quella gamba di fronte alla faccia di Kine, che voleva fare? Voleva solo prendere fallo. Secondo me si premia veramente il tentativo di andare a rubacchiare qui, a rubacchiare di lì, rubacchiare tra virgolette, e non il gesto tecnico, perché se io voglio prendere, vado, prendo posizione e controllo palla, invece lì metto, mi sbuca, cioè io sto giocando a pallone, vedo la palla in aria, mi sbuca sta gamba davanti e fallo. Secondo me è troppo semplice, va proprio rimodulato tutto. Va rimodulato tutto, apro una piccola parentesi, quello che appunto diceva Alessandro sul rigore del Torino.
possiamo dirlo anche su rigore del Cagliari, perché lì piccoli in possesso palla si gira, si allunga leggermente la palla, però anticipa da Krasuic che lo trancia, che diciamo, lo prende in piedi. Ronaldo Giuliano, sì, anche in questo caso mi viene da sorridere come bisogna aspettare il VAR per dare un calcio di rigore del genere. Mentre per esempio con l'Inter, se non era, è stato segnato subito, no? Non, l'arbitro ha dato subito il calcio di rigore. Poi dovevo precisare che al VAR c'era Visso, che è stato lui a richiamare quell'arbitro per l'espulsione di Mari, anche in questo caso decisione giusta. Questo per dire che il VAR è uno strumento utile, siamo sempre stati qui a dire finalmente c'è il VAR, però non bisogna in qualche modo... bisogna sfruttarlo nel migliore dei modi possibili. Non esiste una marotta league, come potete vedere, perché sono stati assegnati due calci di rigore nella stessa partita al Milan, che è una diretta rivale dell'Inter. Sono discorsi banali, ma io li faccio anche perché no, per esempio sul rosso sventolato per secondo giallo per simulazione, ora se non cedo la parola su Consenzano, ho visto delle immagini che rievocano il calcio di rigore dato a Lautaro in Udinese, ma lì parliamo di un'altra dinamica, no? Alessandro, la mano appunto che viene appoggiata con Lautaro, che sta andando verso la porta, il difensore dietro, sono dinamiche completamente diverse. Così come ho visto, ad esempio, sponda Juventus mettere quel video di Savona che viene praticamente spinto da Luongo in area di rigore, come se appunto un difensore o chi per lui non può dare una spallata. No, ma tante volte peraltro, sul fondo, assolutamente sul fondo, sì. Vero. Bremer gli diede una Thuram lo scorso anno, ovviamente è passato in sordina. Quindi se per te tifoso juventino, quello di Savone calcio di rigore, poi peraltro proprio vicino praticamente all'area di fondo, Thuram addirittura stava entrando in area di rigore, viene per me giustamente anche sbilanciato da Bremer, che con esperienza, no? Poi magari si può parlare dell'entità della spinta di qua di là, però quella è una spinta di la schiena, esatto. Però no, ma ti dicevo, anche per il settore ci può anche stare, tra virgolette, però ecco, sì no, ma il discorso faceva sulla Matarotta League, per esempio ho sentito anche sui social, ho letto di Zapata che va addosso a Cerbi in occasione del primo gol, no, che si disinteressa del pallone e va addosso a Cerbi, però è anche a Cerbi che va addosso a Zapata. Lì Zapata mette le due mani quasi più per difendersi dallo stacco di Acerbi, quindi anche lì il VAR è tagliato fuori, perché è veramente un contrasto di gioco. Ma proprio per corroborare ancora quel discorso che facevamo del contatto, del calcio che non è subuteo, io non ci vedo nulla, e anche lì è una decisione tra virgolette che va contro l'Inter, ma non c'entra niente, cioè anche da questo punto di vista il rigore a cui facevi riferimento tu sul cross, quello viene sbilanciato Lautaro perché sta andando sul pallone in anticipo e lo tira dietro. Poi lì bisogna capire l'entità, chiaramente. Sicuramente non è un rigore enorme, è un rigore anche quello secondo me leggero, ma lo dissi subito. Cioè io non è che ho problemi a dire, non è il rigore più enorme della storia. Proprio dinamiche diverse, con Senzao sta entrando in area di rigore eventualmente, non sto parlando. No, quello si butta. Cioè, è proprio zero. C'è soltanto una mano appoggiata qui e cade giù. Lì poi parliamo di Lautaro, se viene in qualche modo, no, spinto, in qualche modo trattenuto, magari ci arriva sulla palla, poi per qualcuno quella palla era lunga, per altri no, ma comunque Lautaro sulla palla ci può arrivare, quindi da quel punto di vista no, andranno procurato. Ovviamente ci siamo presi, no, questi 20 minuti giusto per sfatare questo mito, perché poi stufa anche un po', no, rispondere anche a chi porta avanti queste teorie complottiste. Mi fa sorridere pensare che qualcuno parli di Marotta League dopo un campionato veramente dominato senza se senza ma nella passata fino a qualche mese fa, e ora sono tornati, no, alla ribalta. Però pensiamo anche a quelli che sono, io penso sempre che il VAR in questo caso, ma gli arbitri danno e tolgono, quindi alla fine siamo, no, due pesi sul, diciamo, si equilibrano, cose positive e cose negative. Il weekend scorso lo dimostra, due rigori in favore del Milan, un rigore in favore della Juventus, molto, che se no si può molto discutere, nel senso che ecco, ho pensato a Alessandro, poi ho fatto un tweet molto paraculo, lo dico, all'80esimo, ho scritto: voi immaginate se l'Inter dovesse vincere 1-0 col Cagliari con quel rigore lì. Fortunatamente poi è arrivato 1-1 il Cagliari, l'ho tirato un po', però no, penso all'Inter Cagliari 1-0 con quel rigore lì, concesso in favore dell'Inter,
colpo di testa di Acerbi, il difensore del Cagliari, che colpisce la mano. Sarebbe stato imbarazzante. Posta nazionali, dossier, inchieste, bla 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 bla. Però Motta non l'ha detto in conferenza stampa che si apre il precedente con quel col rigore. Quello non ne ha parlato Motta, un altro bel paraculo. Sì, sono molti paraculi. Sono molti paraculi. Ma lui è uno dei principi, E noi fortunatamente abbiamo un mister che da questo punto di vista ha cambiato comunicazione, questo va detto, perché anche Draghi era un grandissimo paraculo ed è molto migliorato da questo punto di vista. Non cadiamo in questi tranelli. Poi Alessandro, magari sfatiamo un altro mito, che è quello del calendario della Marotta League, perché dovremmo parlare anche di questo, ma siccome noi siamo superiori a questo, abbiamo sfatato un mito che riguarda, no, il fatto che l'Inter ha difficoltà in questo via di stagione. No, abbiamo tutti difficoltà, perché regge il doppio impegno con questo tipo, con il numero di partite che si gioca, il numero proprio di la quantità di partite, con un mondiale per club in estate, quindi anche un discorso di preparazione e tutto, stiamo vedendo come qualsiasi squadra sta avendo difficoltà. E il video lo potete trovare caricato, e l'abbiamo registrato ieri. Oggi sfatiamo il mito della Marotta League per favori arbitrali. Anche il calendario, l'Inter ha affrontato Udinese e Torino, gli ultimi due affronterà Roma e Juventus, sono tra le prime 10, non solo la Roma si rientra tra le prime 10, ma ovviamente ragazzi parliamo di un calendario folle da questo punto di vista, se anche in mezzo poi ci mettete il Milan, il City e tutte le altre partite. Ma noi non ci lamentiamo, perché poi magari ecco Torino e Udinese, che sono nelle zone più alte per degli ultimi 20 anni, a livello avrei l'Empoli, però capita, capita a tutti. Quando l'Inter ha preso il Genoa alla prima, non era il Genoa disastrato di queste giornate, fa parte della prima, anche il Verona batte Napoli 3-0, quindi le prime giornate sono sempre un po' strane, è normale. Il fatto, del ritorno in campo, quindi magari ecco anche quel qualcosa in più. Va bene Alessandro, abbiamo sfatato un po' di miti, poi torneremo a parlare di calcio, perché voglio poi analizzare nei prossimi giorni, nei video mattutini, qualche chicca tattica, no, che è uscita fuori nell'ultima settimana con quelle tre vittorie. Io ti ringrazio Alessandro, ci vediamo presto. Grazie a te Raffaele, un saluto a tutti. Io saluto tutti, lasciate nei commenti il vostro pensiero su le questioni arbitrali, sulla Marotta League, cosa rispondiamo a coloro che parlano ancora di Marotta League. Noi ci vediamo questo pomeriggio, ore 19, ci sarà l'ospite Fabio Bergomi, quindi c'è un cambio di programma per quanto riguarda il calendario di questa settimana, quindi vi aspetto, mi raccomando, puntata speciale, e non mi resta che lasciarvi con un calorosissimo sempre Forza Inter.